Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni, divina volontà, a pregare in me. E poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare alle preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia. Vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e, stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume sedicesimo, 16 ottobre 1923. Il dolore della privazione del mio Gesù si accentra più nel povero mio cuore. Che lunghe notti senza di Lui. Mi sembrano notti eterne senza Gesù, senza stelle e senza sole. Solo mi resta il suo amabile volere, dove mi abbandono e vi trovo il mio riposo nelle fitte tenebre che mi circondano. Ah Gesù, Gesù, vieni al mio straziato cuore, che più non posso senza di te. Ora, mentre nuotavo nel mare immenso del dolore della sua privazione, il mio Gesù si è mosso dentro del mio interno e, prendendomi le mani nelle sue, se le ha strette forte al suo cuore e mi ha detto: figlia mia, per scendere la mia volontà in terra è necessario che la tua volontà salga in cielo, e per salire la tua volontà in cielo e vivere nella patria celeste è necessario svuotarla di tutto ciò che è umano, che non è santo, puro e retto. Nulla entra in cielo a far vita comune con noi, se non è tutto divinizzato
e trasformato tutto in noi. Né la mia volontà divina può scendere in terra e svolgere la sua vita, come nel suo proprio centro, se non trova la volontà umana svuotata di tutto, per riempirla di tutti i beni che il mio volere contiene. Lei non sarà altro che un velo sottilissimo che mi servirà per coprirmi e dimorarvi dentro, quasi come ostia consacrata di cui io formo la mia vita, faccio tutto quel bene che voglio, prego, soffro, godo e l'ostia non si oppone, mi lascia libero. Il suo ufficio è di prestarsi a tenermi nascosto ed in muto silenzio aderire a conservare la mia vita sacramentale. E questo è il punto dove stiamo. Il tuo volere ad entrare in cielo ed il mio a scendere in terra. Perciò il tuo non deve avere più vita, non deve avere ragione di esistere. Questo successe alla mia umanità, che mentre aveva una volontà umana, questa era tutta intenta a dar vita alla volontà divina. Mai si arbitrò, neppure di respirare da sé sola. Ma anche il respiro lo dava e lo prendeva nella volontà divina. E perciò il volere eterno entrò nella mia umanità, entrò e regnò nella mia umanità come in cielo e così in terra. Vi fece la sua vita terrestre e la mia volontà umana, sacrificata tutta alla divina, impetrò che a tempo opportuno scendesse sulla terra per vivere in mezzo alle creature come vive in cielo. Non vuoi dare tu il primo posto in terra alla mia volontà? Ora, mentre ciò diceva, mi sembrava di trovarmi in cielo e come da un punto solo vedevo tutte le generazioni. Ed io, prostrandomi innanzi alla Maestà Suprema, prendevo il loro mutuo amore, la loro adorazione perfetta, la santità sempre una della loro volontà, e lo offrivo a nome di tutti come contraccambio dell'amore, dell'adorazione, della sottomissione e unione che ogni creatura dovrebbe avere col suo creatore. Creatore e creatura, affinché si abbracciassero e si dessero il bacio dell'unione delle loro volontà. Onde il mio Gesù ha soggiunto: questo è il tuo compito, di vivere in mezzo a noi e fare tuo ciò che è nostro e darlo a noi per tutti i tuoi fratelli, onde noi, tirati da ciò che è nostro, possiamo restare vincolati con le umane generazioni e ridare loro il bacio supremo dell'unione della loro volontà con la nostra, che le demmo nella creazione. Bene, anche l'odierno brano è molto adatto a meditare un po' e a interiorizzare un po' sia il tempo di Quaresima, che tutta la Chiesa sparsa sulla terra, dovunque sia, sta vivendo in questo tempo, sia per noi italiani, insomma, quindi che stiamo vivendo in tempi di prova, ancora di più, prova che, come sappiamo, sta consistendo in una sempre maggiore, come dire, restrizione delle nostre libertà e una, diciamo così, chiamiamola così, solitudine forzata, no? Quindi ciò che è da evitare in questo tempo sono appunto le occasioni di contatto sociale. Quindi è chiaro che, rimanendo sempre nella serenità e nella pace, come si devono vivere queste situazioni? Se uno
appunto approfittando del silenzio, fa un po' di mente locale, sicuramente tra le tante considerazioni da fare, Gesù per 40 giorni è stato nel deserto, no? Da solo. Il deserto è il luogo di solitudine profonda, è il luogo di silenzio. Vi invito a riascoltare, tanto si trova sui social proprio l'omelia e al tempo stesso la catechesi che il Papa ha fatto quest'anno, il mercoledì delle ceneri, sembravano parole profetiche adesso col senno di poi, no? Dove invitava i fedeli a entrare nel silenzio, a vivere il deserto, no? Io dicevo che ho ascoltato nei giorni scorsi una bellissima, l'ho già detto, forse proprio in questa sede, meditazione di un santo sacerdote su il tempo di Quaresima, no? E dove parlava del digiuno, cioè, il digiuno è digiuno, cioè, se uno vuole fare il digiuno, deve fare il digiuno, deve sentire la fame. Certo che poi ci sono gli altri digiuni, no? I digiuni che possono anche essere, come dire, più fruttuosi e più importanti. Ecco, ma il digiuno digiuno è sentire la fame. È così, il deserto deserto è sentire è stare da soli, quindi è sentire la solitudine è avere la privazione reale delle creature. Perché nel deserto non c'è nessuno. Quindi è chiaro che il silenzio per noi che viviamo nel mondo è una dimensione che dobbiamo imparare a ritagliarci e a custodire, no? Ecco, però in certi tempi sarebbe proprio bene fare tanti tagli che creino degli ambienti di silenzio, no? Per esempio il digiuno dalla televisione, o dalla musica, o dai videogiochi, per esempio, per i più giovani, non è un digiuno, come dire, simile al digiuno dal cibo, ma è un digiuno funzionale a vivere il silenzio, che è fondamentale. Perché il messaggio che oggi dà Gesù, e questo dobbiamo metterci tutti quanti bene in testa, anche perché, ripeto, la vita nella divina volontà non è una scorciatoia rispetto alle vie e alle forme classiche di ricerca e di unione con essa, che erano laboriose, d'accordo? Non è una scorciatoia, ma è un perfezionamento. È una, come dire, radicalizzazione, è un completamento, no? È un po' come quando Gesù nel Vangelo dice, ci ricordiamo, no? Dice: non pensate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti, io sono venuto a dare compimento, cioè a completarli. Quindi non è che ciò che c'era prima non è più vero perché io con il Vangelo mi invento un'altra cosa, no. Ciò che era prima è verissimo, è ribadito e confermato, ma io lo completo, cioè ti dico qualcosa di più che presuppone quello che c'è stato però. Ecco anche, tanto per fare un po' di Amarcord, le meditazioni dei primi 10 volumi, no? Che io ho voluto intitolare Come ci si prepara a vivere nel Fiat Supremo, mentre questo altro lungo ciclo di meditazioni si intitola Vivere nel Fiat Supremo. Ecco, però ogni tanto nostro Signore ci dà qualche input per ripassare un po' e per riconsiderare un po' alcuni punti essenziali. Allora, deserto perché? Perché il cuore di questa meditazione è in questa frase di Gesù: se non trova la volontà umana svuotata di tutto per riempirla di tutti i beni che il mio volere contiene, la mia volontà divina non scende sulla terra e non scende neanche nella tua vita. C'è lo svuotamento di tutto, no? Lo svuotamento, anche qui questo è svuotamento, svuotamento, quindi capiamo, no? In questo tempo il Signore ci sta veramente svuotando piazza pulita di tutto. E
da un punto di vista materiale e anche però da un punto di vista spirituale. Non ha forse detto Gesù nel Vangelo: chi viene a me e non odia suo padre, sua madre, eccetera, eccetera, e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo? Non ha forse Gesù detto: chi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo? Non ha forse Gesù detto: non temete coloro che uccidono il corpo, ma dopo non possono fare nulla. Temete chi insieme al corpo ha il potere di mandare nella Geenna? Punto interrogativo. Non ha detto Gesù: state tranquilli, che anche i capelli del vostro capo sono tutti contati e voi valete più di molti passeri. Non ha detto Gesù che giova al mondo, che giova all'uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde e rovina se stesso. Quindi, questo è il Vangelo, questo qui, d'accordo? Quindi non è Vangelo che è da prendere sul serio, ecco, non all'acqua di rose, no? Se noi sentiamo anche gli interventi di questi giorni, la bellissima lettera che ha scritto il mio vescovo, anche qualche intervento e qualche esortazione del pontefice, del sommo pontefice. Uno degli aspetti, no? Che è oggetto di considerazione chiaramente negli interventi delle alte autorità e ufficiali, questi concetti sono espressi in termini, come dire, molto eleganti, molto sobri, molto leggeri, no? Quindi uno deve leggere con attenzione e comprendere, quindi non c'è un linguaggio molto diretto, no? Dice: ma non sarà un'occasione, dice, adesso stiamo senza la messa. Allora, cominciare, ma forse quando c'era ero un po' superficiale, l'ho un po' trascurata, era un po' un'abitudine, era una cosa che davo per scontata quando era la cosa più bella di questo mondo, no? Perché appunto nei momenti di prova e di privazione si comprendono queste cose, no? Quindi, e dietro questo, ripeto, l'ho detto, lo ripeto, lo straripeto, no? C'è una volontà certamente permissiva di Dio. Questo non ci autorizza evidentemente a farci immagini sballate dell'Altissimo, no? Quindi come se ci fosse il Dio punitore e vendicatore. Questo non è così. Ecco, perché quando succedono questi guai, la visione corretta da un punto di vista, diciamo, teologico, è che questi sono l'esito di tutte quante le nostre cattive azioni, è il cumulo di male, diciamo così, realizzato purtroppo attraverso le volontà umane cattive, che a un certo punto cumulo, 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 è come se tu lo metti dentro una discarica, no? L'abbiamo visto nei fatti di cronaca di qualche mese fa. Se le discariche vanno in tilt, poi rifiuti, te se tornano a casa, insomma, no? Te li trovi dentro le strade, perché non sai più dove metterli. Ecco, quindi. Però c'è comunque una permissione divina, e dietro questa permissione divina ci sono molte parole divine che occorre leggere e decodificare. Ora entriamo nel merito di questa splendida meditazione, no? Gesù dice, esorcista dicendo: per scendere la mia volontà in terra è necessario che la tua salga in cielo. Pochi passaggi essenziali. Ma per salire la tua volontà in cielo è necessario svuotarla, adesso faremo un po' di considerazioni, di tutto ciò che è umano, che non è santo, puro e retto. Usa questi termini Gesù. E poi chiosa dicendo: nulla entra in cielo se non è divinizzato e trasformato in noi, e la divina volontà non scende a svolgere la sua vita come nel suo proprio centro in nessun'anima se non trova la volontà umana svuota di tutto. Questo è il cuore. Poi fa l'esempio dell'ostia, no? Immaginiamo un'ostia consacrata, no? Cioè, l'ostia consacrata è proprio l'immagine, ma noi dovremmo diventare così. Cioè, l'ostia consacrata, quale opposizione può un'ostia, un pezzo di pane, quale opposizione può rivolgere alla volontà divina che
vuole, come dire, creare la sua vita dentro le specie di quell'ostia e lì dentro fare quello che soltanto Gesù sa che fa bene, tra l'altro, no? Se tu devi stare soltanto buono, devi semplicemente ricevere la mia azione e lasciarmi fare, dopodiché ci penso io a tutto il resto. Prego, soffro, godo, cioè, diventare come un'ostia. Io ricordo San Massimiliano Maria Kolbe, ci sono poi le analogie con la consacrazione mariana, no? San Massimiliano Maria Kolbe era un grande devoto di San Luigi Maria Grignon da Monforte. Sappiamo tutti che San Luigi Maria Grignon da Monforte dice: sì, ci saranno tante consacrazioni alla Madonna che vanno tutte quante bene, no? E poi c'è anche qualcuno che la serve, la Madonna, quindi che sceglie di fare per la Madonna alcune cose, devozioni, rosari, santificare i sabati, si mette lo scapolare, quindi fa l'astinenza dalla carne il mercoledì, il venerdì e il sabato, tutte quante cose buone. Ma questo è un po' poco, diceva San Luigi. Dice, per giungere alla massima santità bisogna lasciare carta bianca alla Madonna di operare in noi, quindi bisogna farsi schiavi di Maria. Ed è questa la famosa consacrazione Totus Tuus. Molto bella ma anche molto impegnativa perché poi lo schiavo deve vivere da schiavo, non può vivere anche lì, cioè lo schiavo, pensiamo adesso, no? A queste circostanze storiche, lo schiavo è una persona che ha rinunciato alla propria libertà, non è uno scherzo questo qui, d'accordo? Per cui una cosa che a uno che non è schiavo sarebbe lecito, ad uno schiavo non lo è più. Anche questi giorni ci fanno capire, no? Cioè io oggi non posso decidere, voglio andarmi a farmi un giro al mare, o andarmi a fare una passeggiata, non lo posso fare oggi, perché ci sono delle restrizioni imposte per pubbliche utilità dalle autorità. Oh, ma chi si fa schiavo di Maria? Se le impone da solo le restrizioni, ma dopo le devo osservare però. Io faccio sempre, cioè, quando io venni a sapere, questo è un esempio personale, no? Che la Madonna lo disse alle tre fontane e lo ha ripetuto Civitavecchia, l'abito che più gradisce da un sacerdote è la veste talare. Ma scusate, una persona che dice io mi sono fatto schiavo, cioè, ho la libertà di dire chi se ne importa, ti piace la veste talare, ma io c'ho caldo e quindi la Chiesa mi consente di mettere il clergyman e mi metto il clergyman. Io in coscienza dico che non lo posso fare e non lo posso fare con gioia perché ho fatto quella consacrazione. Sapete quante volte a qualche signorina ho detto, dico, vuoi fare la consacrazione a Totus Tuus, poi gli facciamo subito passare la voglia, no? Dico, ma secondo te la Madonna come vorrebbe che andasse vestita, dato che parliamo della veste talare, una donna? Vediamo un po'. Come andrebbe conciata una donna secondo i voleri della Madonna? Arrivaci da sola. Se tu diventi schiava, te la senti di rinunciare a tutta quanta una serie di cose che saresti liberissima di farle, fermo restando certamente il decoro, la modestia e la decenza, per amore di Maria, sì o no? Dopo, qui già il numero dei consacrati diminuisce e queste sono le cose meno importanti, no? Allora, San Massimiliano diceva, no, questo è ancora poco però, perché lo schiavo potrebbe ribellarsi. C'è la storia di Roma, no? La famosa rivolta degli schiavi, capeggiata da Spartaco, insomma, che Roma represse nel fango. Si racconta che c'erano le croci che partivano da Roma e passando per tutta quanta l'Appia arrivavano fino in Puglia, insomma, no? Ai tempi della rivolta degli schiavi, che sono 10.000 crocifissi, insomma, fu una mattanza. Ma gli schiavi fecero la rivolta. Per cui uno schiavo, sì, ha rinunciato alla sua libertà, però in quanto essere umano, la libertà la conserva, quindi in qualunque momento potrebbe riprendersela, potrebbe ribellarsi. Allora San Massimo diceva: no, schiavo, con tutto il rispetto per San Luigi, è ancora poco. Bisogna farsi cosa della Madonna? Cosa? Cioè, strumento, perché una cosa, un oggetto, una penna non c'ha la libertà. Quindi io con la penna veramente ci posso fare tutto quello che mi pare. O come diceva Santa Teresa di Gesù bambino, il giocattolo di Gesù, la piccola via, no? Figuriamoci, il giocattolo non soltanto è una materia inerte, ma è anche soggetto ai capricci del bambino, all'alta spiritualità. Quindi, se mi piace il gioco, se no ti sbatto dentro qualche armadio, dentro qualche ripostiglio e ti lascio stare lì senza fare niente. Capito? Questa è altissima spiritualità. E qui Gesù dice: attenzione, lo svuotamento deve giungere fino al punto che tu sei come un'ostia.
Capito? Cioè che non hai nessun tipo di opposizione, nessun tipo di ostacolo. Quindi pulire tutto, piazza pulita di tutto, altro che quattro cose, insomma, altro che non andasse a fare la passeggiata perché c'è il decreto del governo, no? E quindi prosegue, il tuo volere non deve avere più vita, non deve avere ragione di esistere, dobbiamo meditarle bene queste cose. Gli esempi che fa: niente di ciò che è umano, niente di ciò che non è santo, niente di ciò che non è puro e niente di ciò che non è retto. Umano, non santo, non puro e non retto. L'impurità, tanto per fare un esempio che ne parla qui, in tutte le sue forme, tutte, cioè non deve neanche, come dire, lontanamente affacciarsi dentro un'anima che vuole vivere la divina volontà, né nei pensieri, né negli sguardi, né negli atti e né nelle parole. E non solo mi riferisco ai discorsi osceni, ma anche alle volgarità. Io non sono, come dire, affatto propenso a credere a nessuna santità e a nessuna divina volontà se il linguaggio di una persona, quantomeno da un punto di vista di volgarità, non sia irreprensibile. Tutto ciò che non è santo, vogliamo parlare ancora del nostro parlare? Com'è il nostro parlare? Di che parlo? Il tono della voce. Però in questi giorni di che cosa parlo? D'accordo? Io so per certo, e già ho ammonito insomma qualcuno, che ci sono chat, gruppi o persone che passano la giornata comunicando notizie catastrofiche. D'accordo? È successo quest'altro, l'altro contagio, l'altro questo, si è ammalato Tizio, si è ammalato Caio, si è ammalato Sempronio. Dico, allora, non bisogna certamente essere fuori del mondo, d'accordo? Ma quando una persona si è sentita un telegiornale o ha letto un notiziario su tutte quante le Google News and Company che girano sui nostri dispositivi, basta, d'accordo? È preferibile in questi giorni, a mio modestissimo avviso, dire cose belle, diffondere speranza, diffondere coraggio, diffondere conforto, insomma, no? Non andare a seminare in giro allarmi su allarmi su allarmi continui, perché già è quello che doverosamente, insomma, le autorità devono fare, perché devono comunque dare delle statistiche che poi vengono rimbalzate in un certo modo anche dalla stampa, è già abbastanza, no? È una cosa santa. Andare a d'accordo, perché si fa questo ordinariamente? Per esorcizzare le nostre paure, diciamoci la verità. Siccome io sono terrorizzato, come dire, condivido perché così qualcuno soffre con me e mi sento un pochino più leggero. Ma questa è una debolezza, questa qui, d'accordo? Per carità, comprensibilissima, si cerchi di capire quello che sto dicendo, no? Io sto, come dire, facendo una meditazione vertente sulla vita della divina volontà, che è vita di santità assoluta. Quindi non sto, è normale, che è comprensibile, ma questa è cosa umana, non è cosa santa. Comprensibile, ma è cosa umana, non è cosa santa. E se io ho queste cose umane dentro di me, la volontà divina dentro di me non prende la sua vita, perché è piena di queste cose umane. Capite? Lo stile anche dei rapporti, no? Soprannaturale, quindi non solo quindi la purezza da sesto comandamento, d'accordo? La santità, l'elevatezza dei modi, la rettitudine. Quindi adesso in questi giorni, anche tutti quanti i marasmi che sono successi nei giorni passati, no? Vedete, veramente il Signore sta, come dire, tirando fuori quello che c'è nei cuori, perché poi nella prova e nel deserto esce fuori. Ci stanno delle disposizioni delle autorità civili ed ecclesiastiche e sobbedisce, punto e basta. Basta, capito? Basta. La rettitudine che cosa comporta? C'è un comando legittimo dell'autorità, giusto o sbagliato che sia. Se
State tranquillo. Ubbidisci. Sereno. Tra l'altro, per un figlio della Divina Volontà, questo è un godimento, perché come sappiamo, quando viene un ordine, da un'autorità legittima, anche qui San Massimiliano Maria Kolbe ha fatto scuola ed era un super mariano, sicuramente se avesse conosciuto queste cose sarebbe stato in prima linea, ma quando lui è morto poco prima che morisse Luisa, quindi sicuramente non conosceva tante cose, no? Dice, quando un superiore ti dà un comando legittimo, tu devi obbedire. A meno che non ci sia, ma formalmente e certamente, una che ti dica di trasgredire formalmente un precetto divino, un precetto divino. Vuoi sapere? Quella è volontà di Dio, sicurissima e certissima, d'accordo? Perché la volontà di Dio si manifesta attraverso l'autorità legittima, quando ti ordina cose legittime, anche se tu non sei d'accordo, anche se tu nel merito non ne faresti. Capito? Un figlio della Divina Volontà, evviva, d'accordo? Ma ha dato un ordine con cui, cioè, pensiamo a Maria Santissima, insomma, che era sottomessa a San Giuseppe e che si faceva comandare le cose da lui. Questo lo racconta Maria di Crena, da Creta, nella sua splendida opera sulla Madonna, no? Quindi tutto ciò che è umano, che non è santo, che non è puro e che non è retto, se desidero veramente vivere questa vita, occorre toglierlo e riconoscere, assecondare anche le operazioni che Dio fa direttamente, quindi mettendoci in certe situazioni per fare un po' di piazza pulita. Non ci venga in mente, insomma, di andarle ad ostacolare fino a diventare come un'ostia. E Gesù dice: la mia umanità, io avevo una volontà umana. Questo per chi dice, insomma, che in Gesù c'erano due volontà, ma quella umana cosa ha fatto per tutta la vita? Mai si arbitrò neppure di respirare da sé sola, ma prendeva tutto dalla volontà divina. Attenzione, non è che si sostituiva o era annullata, era un'operazione continua che l'umanità santissima di Gesù faceva di adeguamento della sua volontà umana a quella divina e di immissione della vita della sua volontà umana in quella divina. E lo faceva certamente all'interno dell'unico supposito della sua persona divina che aveva due nature. Noi non lo facciamo in questo modo, lo facciamo attraverso la grazia, perché la divina volontà non ci appartiene come a Gesù per natura e per essenza, no? Ma è un dono che viene dall'alto per noi, no? Noi non siamo Dio. Ma tutta la sua vita è stata questa, ed ha avuto una volontà umana terrena, nella vita terrena, tutta sacrificata alla divina, tutta. Io sono venuto dal cielo, dice il grande Vangelo di San Giovanni. Bellissimo, invito veramente tanto ad approfondirlo. Dice: io sono venuto dal cielo non per fare la mia volontà, ma per fare la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che non perda nulla di quanto mi ha dato, ma lo risuscita nell'ultimo giorno. Vangelo di San Giovanni, dove Gesù spiega questa dinamica interna alla sua persona, dove la sua volontà umana è stata ininterrottamente, così come quella della Madonna nel caso suo, sacrificata a quella divina. Questa è la vita solida nella divina volontà. D'accordo? Poi, attraverso le fusioni, attraverso i giri, Gesù conclude, come facevo io offrivo a nome di tutti il contraccambio dell'amore, dell'adorazione e della sottomissione e unione che ogni creatura dovrebbe avere col suo creatore. Anche qui ci sarebbe da farci un'altra meditazione. Ogni creatura dovrebbe, deve amare il Signore, deve adorarlo. E pensiamo a quanti difetti di adorazione interiore ed esteriore ci sono oggi. Della sottomissione, cioè, noi dobbiamo essere sottomessi alla legge dell'Altissimo, eh? Il Vangelo di Luca chiosa la vita nascosta di Gesù, tornarono a Nazareth e Gesù stava loro sottomesso. Messo sotto. Chi è oggi che gli piace essere messo sotto? Proviamo a cambiare le parole, no? Sottomesso, già sottomesso, insomma, ma messo sotto? D'accordo? Soggetto. Ci piace? Non credo tanto, no? Ma dobbiamo essere sottomessi a Dio che quasi quasi, ma come vediamo in questi tempi, prova a essere sottomesso a quelli che rappresentano il Signore. A diverso titolo, a diversi livelli, ai governanti e ancora di più alle autorità ecclesiastiche. Prova, prova. Lì è la prova della sottomissione vera. Perché
Perché il diavolo soffierà sempre in 100.000 modi possibili per portarti a non essere sottomesso, perché lui è il non sottomesso per antonomasia, è lo spirito indipendente, d'accordo? Si vanta di essere il grande ribelle, quello che ci ha avuto il coraggio di mettersi contro Dio, pensa quanto è stupido, no? Ecco, sottomissione e unione, che è la cosa più bella, la vita di unione con Dio, quella che dovrebbe essere la vita di ogni cristiano. A questo, quindi, tende come fine. Poi ultimo, la vita nella divina volontà, chi vive questo non è difficile, no? Credere e comprendere che vive veramente un'anticipazione del paradiso sulla terra, per quanto è possibile, evidentemente, in questa vita. Bene, Santa Vergine Maria, aiutaci a svuotarci di tutto, a tesaurizzare questa doppia chance, ecco, che il Signore ci mette dinanzi, sia attraverso il tempo santo di Quaresima, sia attraverso, ecco, questo deserto un po' imposto, ecco, un po' imposto, ma non senza divina permissione, ecco, dalle circostanze attuali. Questo è un tempo veramente propizio che. Se lo vivremo bene, non soltanto, ecco, finiranno anche le cause di dolore, di sofferenza di questi giorni, no? Ricordo le bellissime parole con cui il Vescovo ha esordito nella sua lettera. La prima cosa che dobbiamo sempre pensare è che tutto questo certamente finirà, d'accordo? Speriamo a breve, ma che finisca certo, d'accordo? Non è la fine del mondo. L'importante è che si arrivi alla fine bene e rinnovati. Ecco, questo non soltanto da un punto di vista, come dire, umano, ma soprattutto da un punto di vista di fede, quindi che possiamo essere illuminati e cogliere non soltanto, ecco, le dimensioni di sofferenza, ma anche la risorsa, che nei misteriosi disegni divini veramente arcani questo tempo rappresenta. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.